Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte chiede il prolungamento dello stato di emergenza. Stato di emergenza instaurato a gennaio, che scade il 31 di luglio, ma che lui vuole prorogare fino al 31 di dicembre o magari anche fino a fine gennaio. Perché? Perché? Questo sarebbe il suo salvagente per diversi motivi. Il primo, quello più importante, è che con il prolungamento dello stato di emergenza, lui, il Premier, può varare i DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono dei decreti speciali, chiamiamoli così, che non hanno bisogno, non devono passare dall'approvazione delle Camere. Quindi una sorta di poteri speciali che Conte può utilizzare per fare dei decreti chiamati DPCM senza l'approvazione del Parlamento, quelli che ha fatto nei primi mesi di quest'anno. E questo perché? Per evitare i voti in Senato, dove lui, con la sua maggioranza, realmente non è più maggioranza. Ha bisogno dei due senatori a vita perché gli altri non vanno, non si presentano per problemi fisici, deambulatori. Quindi lui, per raggiungere il numero minimo per essere maggioranza, ha bisogno dei senatori a vita, ha bisogno di gran parte di quelli del gruppo misto, ha bisogno delle autonomie. Quindi è un governo che non è autosufficiente, ha bisogno di appoggi esterni alla maggioranza. E quindi per evitare e ridurre al lumicino i voti in Senato, lui che cosa fa? Si prolunga lo stato d'emergenza, mantiene i superpoteri e fa i decreti bypassando il Parlamento e il Senato. Sembra di essere piombati sotto un cielo plumbeo, dove questo strano avvocato di provincia che parla bene, vestito bene, col ciuffo, sta diventando un qualcosa di veramente preoccupante. Sta diventando preoccupante. Quando lo diceva Giorgia Meloni, fino a qualche settimana fa anch'io dicevo, ma esagera Giorgia Meloni preoccuparsi di Conte. In realtà il suo atteggiamento è abbastanza inquietante. Si è dato i superpoteri, quelli che non voleva dare a Salvini, e non li molla più. Quindi un atteggiamento assolutamente, a mio avviso, diventato sconcertante. La sua smania di rimanere al potere lo porta a escogitare qualunque cosa per non mollare il potere di cui si è totalmente inebriato. Ma intanto la Casellati dice: beh, quello stato di emergenza, martedì si voterà in Senato su questa proroga, perché attenzione, quando lui avrà lo stato di emergenza prorogato, continuerà a fare il bello e il cattivo tempo, così poi arriverà alle soglie di dicembre, sta facendo la legge elettorale, poi c'è il semestre bianco, lui vuole andare avanti a tutti i costi, sempre e comunque, a meno che uno dei partiti ritiri la sua delegazione di ministri e ritiri i suoi senatori dal voto assieme alla maggioranza. L'unico che potrà fare questo è Renzi quando cercherà di fermare la nuova legge elettorale che vuole il PD e i 5 Stelle. Quindi fermando quella legge elettorale dirà, senza arrivare al voto della legge elettorale, ma dirà a Conte: il governo finisce qua, non c'è più il mio appoggio. E Conte non potrà continuare se non con i voti di Forza Italia, ad esempio. Ma intanto arriva anche Zingaretti che blinda Conte, dice il PD è pronto a sostenere qualsiasi scelta contro la pandemia. E quindi un PD inquietante anche lui, che prima pressa Conte, muoviti, 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 e adesso dice qualunque cosa decida Conte per la pandemia, noi ci siamo. Quindi la proroga intanto di altri 6 mesi dello stato di emergenza passerà da Palazzo Madama, ma probabilmente passerà proprio, anche perché se voi fate il conto, alla fine chi è contrario? La Lega, Fratelli d'Italia e comunque
Forza Italia, chissà, potrebbe sostenere il governo pensando che questo stato di emergenza sia necessario. Io credo che in questo momento non è necessario al 31 luglio la proroga di uno stato di emergenza. Lo stato di emergenza si potrà riattivare, chissà, in autunno se dovesse tornare questa malattia in forze, ma se non dovesse più succedere nulla, questo stato di emergenza può tranquillamente scadere il 31 luglio, perché con lo stato di emergenza Conte può comunque limitare nuovamente la libertà, le libertà personali, cosa che senza lo stato di emergenza non può fare. Ma intanto Elisabetta Casellati, presidente del Senato, dice che martedì in Parlamento un voto su questo e mi auguro che sia l'inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione. E così questo annuncio fatto venerdì da Conte, che i giornalisti gli hanno subito detto: "Ah, ma lei allora ha già prorogato?" Dice: "No, no, io non ho fatto niente, passerà tutto dal Parlamento." Nelle ultime interviste si è visto un Conte abbastanza nervoso, quasi spavaldo, scontroso con i giornalisti. Gli ha detto a un giornalista: "Ma cosa crede che lei, che io sia un indovino, che so cosa succede con autostrade?" Quindi Conte ha un atteggiamento ormai, molti esponenti dicono che sta per esplodere. Conte non ce la fa letteralmente più, è pressato da tutti, praticamente da tutti quelli che ha intorno. Forse solo l'unico che non lo pressa è Casalino, ma chi lo sa, magari anche lui lo sta pressando. E così Conte, proprio per irrobustire la capacità del governo per far fronte all'epidemia, per esempio firmando dei nuovi DPCM col rinnovo dello stato di emergenza. Quindi strumenti legislativi che poi non devono passare al vaglio delle Camere e decretando ad esempio nuove zone rosse, consentendo quindi di fronteggiare eventuali seconde ondate, che più ne parliamo più ci stanno portando un po' sfortuna. Quindi il Premier vorrebbe prorogarlo almeno fino al 31 dicembre, perché sennò il distanziamento sociale andrebbe a decadere l'obbligo di tutti questi protocolli. Ma in realtà, come già precisano fonti della presidenza del Consiglio, il voto di martedì non potrà essere sulla proroga dello stato di emergenza, perché prima è necessario un passaggio del Consiglio dei Ministri. Quindi l'Aula dovrebbe invece esprimersi su una serie di misure sanitarie volute dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Quindi sullo stato d'emergenza comunque riferirà prima del 31 di luglio. Quindi fanno sapere che non si può votare martedì sullo stato di emergenza, ma deve prima passare da un Consiglio dei Ministri che propone questa cosa proprio da mandare alle Camere. E c'è chi dice che, come dice Zingaretti, il segretario del PD, ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo la malattia. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione, dice. E così blinda la decisione dicendo che il PD è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere questa malattia. Chi nel mondo dice non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico. La possibile proroga però è stata subito criticata dall'opposizione con Matteo Salvini che dice: "Allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, no grazie. Gli italiani meritano fiducia e rispetto, donne e uomini eccezionali che hanno dimostrato buon senso e generosità, che adesso vogliono vivere, lavorare, amare. Con tutte le attenzioni possibili, la libertà non si cancella per decreto." Ma anche il vicepresidente
Senato Roberto Calderoli, leghista, dice che il governo è indebitamente appropriato, si è indebitamente appropriato di pieni poteri straordinari attribuibili solo nello stato di guerra, stato che deve essere deliberato dalle Camere. E dice: e ora arrivi l'annuncio che al Senato una votazione ci sarà. Martedì sono previste le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sull'emergenza. Essendo comunicazioni, è previsto quindi un voto su eventuali risoluzioni e non è escluso che sia l'occasione in cui le forze politiche chiedano di esprimersi sull'ipotesi del prolungamento dello stato di emergenza. Quindi, in questo caso, se le Camere dovessero chiedere questo voto, si potrebbe scavalcare il Consiglio dei Ministri che preparava questa votazione. Ma quindi, se durante questa votazione di martedì, per altro, inerente sempre comunque a questa malattia, i parlamentari dovessero proporre un voto, a questo punto ci sarebbe già automaticamente il voto sul prolungamento dello stato di emergenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.